Fermi tutti ragazzi, perché calci di rigore. L'impossibile sta per diventare possibile. Calci di rigore dopo un incredibile 3-3 ai tempi regolamentari. Trepidosa. Tra Francia e Svizzera. Comincia la Svizzera. Dopo i tempi supplementari, ovviamente, in cui non ci sono state reti. Chi comincia tira? La Svizzera, Gavranovic, autore del 3-3. Andiamo ovviamente a reagire in diretta. Vi invitiamo a lasciare una marea di mi piace a prescindere su questo video. Ma domani esce il parere del buon Fabio su Belgio Italia. È passato. Mi è un drago. È passato. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Ma Fabio, zitto, stai buono. Io non dico niente. Vai. Gavranovic, Lloris, Saltella. Gliela chiama. Sì. 1-0. Siamo tutti un po' svizzeri questa sera. Siamo tutti un po' svizzeri. Energia sferica. Energia. Ah, no. Va bene. Andiamoci calmi, cauti, low profile. Esatto. Low profile, vai. Bravo, dai cazzo, ha detto. Ha detto dai cazzo. Gavranovic esaltatissimo. Forse anche più di noi in realtà, ma è difficile. Guarda, non voglio... Il polpo pollo che ha fatto un gol, ragazzi. Un gol da PlayStation, clamoroso. Però te posso dire... Sì? Andando sul pallone adesso, non mi sembra tanto tanto tranquillo. Non la voglio lanciare così. No, io la voglio bufare, onestamente parlando. Vediamo. No, però obiettivamente mi sembra un pochino perplesso e preoccupato. Non mi sembra sereno. Ma guarda, buca la porta alla Holly e Benji, eh? Probabile. E ci sta a mettere un po' di tempo, eh? Pensa. No, lo sbaglio, sbaglio. Sotto l'incrocio una... No. Mamma mia, per fortuna fa. Lascia perdere, che tu dici le cose si verificano. Al contrario. Mamma mia. Che sciabatta, ragazzi. Mamma mia, ma comunque ci vuole coraggio. Sì, la, ma la ci vuole crociata. Ci vuole coraggio a mettere una palla. Beh sì. Mamma mia. Pazzesco. Cioè, ha fatto. Mamma mia. Mi bevo un goccio d'acqua perché sto veramente andando cioè, in iperventilazione. Un rigore forse ancora più perfetto del gol che ha fatto su 3-1. Cioè, ha tirato un rigore, raga, è qualcosa di bestiale. Bestiale il rigore di Pogba. Vediamo che cosa accade. Guarda Lloris leggermente più di là. Sì, leggermente, pure sul primo rigore. Non sbaglia. Mi sembrava avesse tirato una merda. Io pure. No, ha tirato una merda. Sembrava una merda. Perché la palla ha fatto tipo super tele. Compagnoni invece. No, guarda come gli si è allargato il piede a caso. Compagnoni, rigore perfetto. Ma te che? Boh, può essere pure c'ha ragione, ma a me non sembrava. No, alla fine è spiazzato completamente. Svizzera che ha fatto il secondo gol già, eh. Quindi la pressione è tutta dalla Francia. Ma secondo me in generale la pressione è tutta dalla Francia. Ovviamente sì, perché c'erano tutte altre aspettative per questa partita. Ripensando. Bacia a bocce ferme, no? Giroud bacia il pallone. Deschamps pure bacia la sua fede. Non servirà a niente perché adesso vediamo Sommer. Vediamo Sommer all'opera. Se riuscirà. Se riuscirà. I francesi ci pensano un po'. Completamente spiazzato. Ragazzi miei, non è solo per la Francia in sé, la rivalità con l'Italia non è solo per quello, è no. Che tu potenzialmente vai a togliere dall'europeo una squadra forte, sì, una squadra veramente, e fu così che la Svizzera vinse l'europeo. Chi lo sa? In finale con la Repubblica Ceca. 6 rovesciate di Schick, 7 rovesciate di Seferovic. Schick, pallone d'oro. Seferovic, pisello d'oro. Ecco. Bene. Andiamo a vedere. Vediamo. Mamma mia, okay. So io che sto sbatte. Lloris passeggia da un palo all'altro. Non lo so. Vuole fa come Ed Warner a Holly e Benji, che mette i piedi sul palo e si lancia sull'altro. Sull'altro. Esatto. Era Warner che lo faceva. Ed Warner. Ma ti ricordi il gioco di Holly e Benji? Aspetta, spettacolo. Mamma mia, un rigore alla simil Perotti. No, no, uguale. Rallenta leggermente. L'ha battuto uguale. Attende, eccolo! No, alla simil non era proprio uguale, c'hai ragione. Alla simil però. Ma non ha rallentato come faceva Perotti. No, non si è proprio fermato. Ha aspettato però Pelotti. Il movimento verso sinistra degli Lloris. Ragazzi, gliel'ha buttata completamente a destra. Rigore pure questo, bellissimo. Energia sferica. Le alzo poco. Alzate tutti le mani, tanto già è finita. Voi, cioè, è finita la partita quando uscirà. Voglio essere un minimo scaramantico. Siamo tutti un po' svizzeri, ragazzi. Diamo la forza al Goku della situazione. Al portiere della Svizzera, al portiere dei cioccolatini. Pronto? Vediamo. I francesi ci pensano. E mo lo sbagli però. Il figlio di Thuram. Mamma mia. Marcus Thuram, mamma mia.
Aspetta un attimo, sai che non l'avevo riconosciuto neanche io. No, non l'avevo riconosciuto, manco io. Mamma mia, Sommer sarà vista passare dietro la sfilata di tanto Benzema, così. Ragazzi miei, in quei 4 minuti di pura follia, famo 6 per rigore sbagliato da, sì, Riccardo Rodriguez. Sono 4 minuti totali. Totali. Un rigore sbagliato e 2 gol di Benzema. Sul primo lo stop clamoroso. Al 59esimo. Successo l'impossibile sta partita, ragazzi. Ho 4 minuti. La Svizzera, che la poteva già chiudere nei tempi regolamentari, si ritrova a dover inseguire. Mi sento come sbagliato. Vabbè, prima o poi qualcuno lo deve sbagliare. Mi sento come sbagliato. Prima o poi qualcuno lo deve sbagliare. No, 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 no. Ragazzi, mia l'aveva presa. Sì, risulta sto cazzo. Mamma mia, non era per niente, raga, non era per niente angolata. È rimasto centrale. Era centrale. Era mezza centrale, andava un po' verso l'angolo, ma questo è il rigore peggiore. Però Lloris, guarda, peggior rigore calciato molto, in questa molto serie. Molto attento, molto molto attento. Sì. Però intanto è un gol in più che ha fatto la Germania, senti. La Svizzera sì. E la Francia è che to die. Zitto, non di niente, non dire nulla. Questo potrebbe essere. Non dire nulla. No, non della Francia. C'ha paura, lo vedo dalla Francia. Non sto parlando della Francia, sto parlando della Svizzera. Cioè potrebbe essere quella cosa che sbagli e guarda, che guarda, dagli sbatti già lo sanno che sbagli. Sì, infatti mi sembrano degli sguardi un pochino preoccupati. Guarda che faccia. Sì. Guarda che faccia. Sì, guarda come sta partendo. Spaurito, dai, proprio. Sbaglia. Spaurito, completamente spaurito. Mamma mia, ragazzi. Da adesso è decisiva. Ma sono tutti uno più rigorista dell'altro. Da adesso chi sbaglia paga. È fuori. Ma sapete che gli ha tirato? Bellissimo. Bellissimo pure questo calcio di rigore. Anche se Sommer aveva intuito l'angolo. Ma non è servito assolutamente a nulla. Te, guarda questo e altro. Hai visto? Ho fatto. Guarda pure i tifosi svizzeri mo. No, guarda, non vorrei essere allo stadio in questo momento a tifare una o l'altra squadra. Io penso. Qua la pressione, però. Potrei morire di infarto. La pressione adesso è tutta sulla Svizzera. All'ultimo rigore, sì, questo è il quinto. Non sbaglio, no. Fabio. Aspetta, tocca a vedere chi batte. Fabio. Aspetta, tocca a vedere chi batte. Il Pandev degli svizzeri ha colpito. Ma adesso. Dobbiamo vedere chi batte. Bellissimo. Spiazzato completamente. Chi è rimasto dentro? Guarda questo, guarda che ha fatto in faccia, ma è viola! Vabbè, si è colorato un po'. Ah, si è colorato! La Svizzera è rossa, che fa? No, pensavo fosse la faccia sua. Giusto. Fa. Ho detto che. No! No, Fabio. Fabio lo sbaglia. Potrebbe guarda essere questo! Raga, c'è sta uno sugli spalti, già. No, lo sbaglia. Lo sbaglia. È un predestinato, ma a sto giro prima o poi si fallisce nella vita. Di tanti Mbappé? Di tanti sbaglia Mbappé? E tanti sbaglia Mbappé. Aspetta, no. E dai, la mano la pari in basso. Abbiamo una vittoria. Vittoria. La Francia è fuori. Ragazzi miei, la favorita del qua, la favorita della. Attaccate l'arcazza. Attaccate l'arcazza. Dai, una di meno.